Ciccioli crociati e belligeranti, buongiorno. È una battaglia molto difficile quella che andrà ad aprire la puntata di oggi, perché Baliano deve battere Takeshi Rihanna e sulla carta potrebbe sembrare un'impresa non troppo proibitiva. In pratica invece è molto difficile, perché le 46 fanterie di Takeshi sono tutte con lancia e il grosso del nostro esercito, o meglio quello che rimane, sono tutte cavallerie. Quindi mettetevi comodi, lasciate un bel like e un commento per sostenere la serie e per farci sapere se vi piace il nuovo loot grafico, perché ho attivato Reshade con un preset che sono andato a creare proprio per Mountain Blade Bannerlord. Mettetevi comodi e partiamo. Ed eccoci sul campo di battaglia, ragazzi. Guardate che bello il nuovo preset grafico, raga. I dettagli vengono esaltati in un modo pazzesco. Notate le texture di questa cotta di maglia, ma anche le trame dei tessuti e soprattutto guardate il cavallo, come si vedono bene le venature e addirittura la peluria del cavallo. Guardate il dettaglio, molto 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 bello, spero piaccia anche a voi. Allora, tornando invece alla battaglia, 1.5 è la versione che stiamo giocando, quindi abbiamo a disposizione anche le truppe di eroi e dobbiamo inventarci qualcosa, ragazzi. Allora, innanzitutto dobbiamo splittare le nostre cavallerie, perché io penso che siano un po' troppe. Io mi porterei 5 cavalieri con me, esatto, mentre invece questi qui io andrei a mettere, allora, fanteria e tiro insieme nel gruppo 1, il gruppo 2 lo facciamo diventare cavalleria. Ce ne mettiamo una ventina e il gruppo 3 ci mettiamo gli altri 7. Questo qua non serve. Allora, questo perché? Perché devo far smontare 20 cavalieri, se no non riusciremo a tenere l'urto. Dunque, allora, io direi, tu ti metti qua. Tu ti metti qua e noi invece andiamo a cavallo con queste truppe. Allora, gruppo 1. Gruppo 2, direi F5, dismount! Forward! Forward! Mount, hop, dismount! Smontate, perfetto. Le nostre tre cavallerie le mettiamo qua e si parte. Caricare. Ok. Allora, lì a terra stanno tenendo, eh. Via, tacchiscia di merda morta. Dai che li abbiamo disintegrati. Dai che li abbiamo disintegrati, ragazzi. Via.
Gli abbiamo fatto veramente male. Via. Salito anche Baliano. Molto bene, vittoria questa, raga, eh. Questa è vittoria. Molto bene, ragazzi, molto bene. Oh, sì, liberazione. Cosa manca? Manca un arciere a cavallo. Ok, l'abbiamo disarcionato. E c'è la vittoria, mio signore. Sì, vai Baliano. Molto bene. Questa è una grande vittoria. Uff. Ne abbiamo fatti fuori 4. Bene. Ah, un po' di bottino. Tu stronza, vieni da me. Ok, vediamo cosa abbiamo preso. Allora, noi dobbiamo liberare forzatamente della gente qua, perché se no non abbiamo spazio. Qui che cosa abbiamo? Prendiamogli questa gente qua. 17 su 18, possiamo prenderne un altro. Ok. Perfetto. Poi noi abbiamo skillato anche delle truppe, e questo è bene. Fatimid Spearman può starsene anche lì. E abbiamo fatto anche un bel bottino, eh. Abbiamo fatto anche un bel bottino. Abbiamo preso l'elmetto chiodato. Chiuso signorile, protezione 31. Oh, sì. Molto bene. Noi possiamo prendere anche un Darshi. Prendiamoci il cavallo Darshi. Giavellotto a lama larga. Allora, iniziamo a dare gli elmetti anche ai nostri companion. Noi non abbiamo la sciarpina. Ok. Perfetto. Poi io direi ti darei anche una bella lancia. Scimitarra in ferro. Spada d'armi. Oddio, questi si possono anche vendere. Queste qua possiamo anche venderle. Scudo rotondo in ferro. Questo non è male, eh. Prendiamocelo noi. Perfetto. Ok, allora adesso, ragazzi, dobbiamo tornare nelle nostre terre. Io direi iniziamo ad andare a Damasco. Anzi no, corri verso le nostre terre qua. Tanto c'è Robert Curthaus, corriere per la libertà di Rihanna, no? Stronza. Allora, acquistiamo prodotti, il grano a 7 lo prendiamo tutto. Il grano a 7 lo prendiamo tutto, anche perché a nord, Aleppo, è povera di risorse di cibo. Quindi probabilmente riusciamo a fare anche un buon bottino. Intanto ha skillato lui. Cosa si è preso? Intendente frugale, meno 5 salari nel gruppo. Assolutamente, gli diamo anche un tick. Ok. Lo so che Robert Curthaus ha creato un esercito, raga, ma noi non possiamo farci niente, eh. Questi producono lino, ma il lino a 10, oddio. Onestamente non so quanto possa essere interessante come cosa. Allora, andiamo ad Aleppo, già che siamo qua. Nelle vie dei pellegrini, Baliano protegge la sua gente. La sua gente. Diciamo, la gente che vive qua, perché poi non è sua. Aleppo e dei Selgiuchidi. Dai che siamo un po' appesantiti, mio signore. Qua adesso compriamo anche altri cavalli.
Abbiamo un sacco di cibo. Vendita seta grezza. Ok, ci siamo. Commercio. Allora, partiamo subito con il cibo. Perché qui il grano si vende a 19 e facciamo profitto. Perfetto. Poi possiamo vendere 2 di olive. Perfetto. Vendiamo le 2 vacche. Vendiamo anche le pecore. Facciamo 7.000. Poi direi tutta questa roba qua possiamo anche darla via. Fammi solo vedere se abbiamo loccato tutti i cavalli. Direi di sì. E ci facciamo un bel gruzzolo qui. Famo un bel gruzzolo. Io direi prendiamo dei muli. Almeno da arrivare a 2.000. 12.000 incassati. E adesso possiamo andare ad... Ah no, è vero, i prigionieri. I prigionieri. Eccoli qua. 1145. Che schifo non fanno. Ora andiamo ad Edessa e direi diamo via questi prigionieri. Andiamo alle segrete e doniamo questi prigionieri, così ci prendiamo influenza. Allora, Baliano è salito di livello. Ma senti una cosa, ma ad Edessa, scusami, c'è qualcuno dentro? La dimora, non c'è nessuno nella dimora del signore qua. Mio signore, sono stati tutti catturati. Oh mio Dio, sono stati tutti catturati. Qua che cosa abbiamo? Qui abbiamo il grano a 7 che si compra, i datteri a 15 che si possono vendere a 75. E direi bene. Noi siamo in attivo con le truppe, eh? Bene. Bene. Allora, fascino. Doppia probabilità di persuasione. E direi anche a sto punto buttiamo su di un tick il commercio. E alziamo a 4 questa perk. Molto bene. Per quanto riguarda le reclute, allora noi abbiamo bisogno degli Outremer Pilgrim, ragazzi, perché non abbiamo praticamente nulla. Ci sarebbero anche i Marshall che sono buoni, però costano. Quindi per adesso andiamo di fanterie. Qui abbiamo delle olive, grano a 7 che è comprato bene, olive a 25, quanto si possono vendere? A 67 direi va bene. Questa è tutta roba che si può vendere ad Aleppo. Allora, io direi andiamo a fare un giro qua sopra. Qui c'è il sale. Perché tanto quell'esercito che è andato giù, io ci scommetto quello, e infatti è già stato stacquipato. Figuriamoci. Il nostro obiettivo è quello di sperare che non venga conquistata Edessa e che il re si convinca che deve fare pace, cioè non può fare altro. Qua compriamo. Ne potremmo anche passare. Qui abbiamo preso il sale. Ok, io direi possiamo passare da qui. Compriamo dell'argilla se è a buon prezzo. A 5 direi che si può comprare tranquillamente. Poi andiamo a vedere se... qua c'è l'argento. Dimmi che riusciamo a prendere l'argento ad un buon prezzo. 93. Beh. 93 è buono, eh. 93 è buono. Ad Ancira potremmo probabilmente trovare anche del grano ad un prezzo buono. Allora, gli ospitalieri hanno siglato un nuovo contratto mercenario.
qua già l'argilla costa il doppio, quindi direi magari di no. Vediamo il market di Ancira se ci offre qualche opportunità interessante. Direi di no. Carne a 38, il burro del brando. No. Allora, vediamo un po'. Argilla 11. L'argento qua a 100 si può anche comprare. Il cuoio a 140, compriamolo. Ok, allora adesso torniamo verso Aleppo. Torniamo verso Aleppo. Io non ho reclutato altri uomini perché comunque il denaro è quello che è. Noi potremmo pensare di prendere, di tenere da parte del denaro per investire, che ne so, magari a Costantinopoli. Magari a Costantinopoli. Argilla 20 comprata bene. Andiamo ad Alexandrette. Poi facciamo Ravanda, Aleppo e scendiamo. Scendiamo verso la ricca Damasco. Dunque, apriamo ste olive. Il grano a 8 si può comprare. Qua facciamo datteri. Che poi diciamo nel lungo periodo a livello puramente strategico, di macro strategia, non è esatto quello che stiamo facendo. Nel senso che stiamo andando a rifornire di provviste vitali delle città che non sono nostre, ma noi non abbiamo città, quindi mio signore. Nel senso, diamo via questo cuoio. Poi direi allora il minerale d'argento, forse a Damasco lo vendiamo a di più. Ecco, l'argilla 25 si può vendere tranquillamente. Delle olive, i datteri fino a 50. Un minerale d'argento. E andiamo giù verso Damasco. Ah! Damasco adesso compriamo, facciamo il carico di grano, che di solito a Damasco il grano lo si paga pochissimo, che hanno due villaggi che producono grano. Vedi già qua il minerale d'argento si può vendere bene. Poi direi compriamo il grano. Compriamo il grano e noi potremmo anche andare a vedere a Mosul. Potremmo andare a vedere a Mosul. Di là non ci siamo neanche ancora andati. Qua non hanno grano. Qua magari riusciamo a portar via la lana a poco prezzo. Salto temporale. Vai, Baliano. Magari riusciamo a vendere a questa carovana, vediamo un po'. In realtà
c'è poca roba da fare. No, no, non conviene. Ciao mercante, sei stronzo. Allora, già che siamo nei pressi di Aleppo, fai una capatina ad Aleppo. Fai una capatina ad Aleppo, vendi uno di cuoio. Vendi del grano fino a 10. E proviamo ad andare verso, sempre verso Mosul. Ed eccoci qua. Il plato non mi convince molto. Zumurud. Ok, siamo arrivati. Allora, vediamo un po' qua che cosa riusciamo a vendere. Già, quel grano a 15 si può vendere tutto. Il sale a 43 lo possiamo vendere. Poi, i datteri a 53 possiamo anche venderli. Vediamo se c'è qualcosa di valore qua che si può acquistare. Il burro a 28 non è malaccio, eh. Datteri a 31, legno massiccio a 15. Compriamo tutto. Questo non è male. Seta grezza a 19, buono. Lana a 21. Allora, gli attrezzi li possiamo comprare. Pellame Iuta 135, madonna. Ah, non che ci sia chissà cosa qui, eh. Noi potremmo andare a prenderci il legno e la seta qua sopra. Yuga ha creato un esercito, mio signore. Noi però ne approfittiamo in questo periodo per fare un po' di acquisti. Legno a 23. Prendiamogli anche il formaggio. Direi andiamo a prendere la seta e poi torniamo giù. Allora, seta qua che costa quanto? 29, non male. Perfetto, io direi ritorniamo verso Aleppo e terminiamo i nostri commerci. Poi vediamo se aggregarci o meno all'esercito di Yug. Ok, addirittura d'arrivo per Aleppo. Allora, seta grezza 44, legno massello che l'abbiamo pagato Madonna, Genova quanto poco costa il legno. Vendiamo tutti i datteri. Vendiamo gli attrezzi. Vendiamo le olive. $4,700. Adesso direi scendiamo a Damasco. Damasco che è abbastanza rischiosa per noi, eh? Perché Damasco è molto a ridosso del nemico. Allora, possiamo vendere il cuoio, possiamo vendere gli attrezzi. Possiamo vendere del legno, possiamo vendere anche della seta. Direi che siamo a posto. Qua si comprava bene il grano, infatti. Il grano tiralo su tutto. Olivia 14, datteri a 17. Olivia 14.
che mi arrivano fino a 21, no? 19. Direi poi, allora... Prendiamo dei datteri fino a 20, prendiamo del burro fino a 23. Torniamo ad Aleppo e ci uniamo all'esercito di Yug, forse. Questa è una decisione, ragazzi, che lascio a voi. Tanto esercito di Yug che non è molto numeroso, eh. Io ho paura che questo vada a farsi inchiappettare malissimo. L'ideale per noi sarebbe andare contro questi qui, contro i Selgiuchidi e andare in pace con il Saladino. Allora, commercio. Qua ci abbiamo il grano che possiamo vendere tranquillamente tutto. Possiamo vendere anche dei datteri. Possiamo vendere anche le olive. E vendiamo anche il burro. Perfetto. E abbiamo fatto 9.000. Siamo saliti a 17.000. E Baliano ha skillato ancora, ragazzi. Baliano ha skillato. E vediamo cosa potremmo dargli a Baliano. Baliano, potresti prenderti un tick su arma inastata, perché a cavallo ho notato che con la lancia non è che siamo brillantissimi. Ok, ragazzi, allora io direi per oggi ci fermiamo qui. Abbiamo fatto un po' di soldi. Io lascio a voi la decisione se unirci all'esercito di Yug, anche se è abbastanza rischiosa come cosa, oppure continuare a farmare un po' di denaro per mettere da parte un 30.000 e andare ad aprirci un workshop da qualche parte. Io pensavo all'interno dell'impero bizantino, ma anche qui i vostri consigli sono sempre ben accetti. Aspetto i vostri commenti, mi raccomando, tanti like per supportare la serie, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vai Baliano, vai!